Vi benedico in vita mia e dopo la mia morte, come posso e più di quanto posso, con tutte le benedizioni con le quali lo stesso Padre delle Misericordie benedisse e benedirà in cielo e in terra i suoi figli e le sue figlie spirituali. La verità di quello che siamo permette di avvicinarsi anche senza temere l'invadenza, no? La grata permette in qualche modo di esporsi senza invadere l'altro, no? Io penso che anche questo è il motivo per cui poi alla grata si avvicinano tante persone consegnando la propria storia. E questa separazione non è per la divisione, perché l'incontro accade dentro. La nostra comunità è nata 28 anni fa come fondazione del Protomonastero di Assisi e al momento della fondazione di questa comunità alcune sorelle del Protomonastero sono venute in Trentino e hanno alla fine avuto questa intuizione che è stata molto bella di chiedere ai frati un convento già esistente, uno dei loro conventi. I frati sono stati molto disponibili e hanno messo a disposizione quindi di questo progetto di fondazione il convento francescano di Borgo ed è rimasta per questi 28 anni questa vicinanza delle due comunità, ci separa un cortile.
Com'è cambiata la mia vita da quando sono qui? È cambiata esteriormente, ovviamente, però per certi versi è sempre quella. Il cambiamento più grosso è stato quello che è diventata una vita consegnata. La vita è quella di sempre, quella di prima, una vita semplice, una vita piccola, fatta di carne e di sangue. Della mia umanità, è quella, esattamente quella di prima di entrare in monastero. Il cambiamento è questo, la consegna, è stata consegnata all'amore di Dio perché lui ne faccia ciò che meglio crede. Si bacia la soglia prima di attraversarla. Quel bacio veramente non ha significato tanto il fatto che io lasciavo il mondo perché non ne volevo sapere più niente del mondo, no, anzi, baciavo la soglia portando con me tutto quello che ero e con questa bellezza, veramente con questo desiderio poi di abbracciare la nuova realtà, no? Infatti, dopo aver baciato la soglia, io mi sono trovata di fronte la madre e tutte le sorelle che ad una mi hanno accolta con un abbraccio. Poi mi sono voltata, ho abbracciato i miei genitori, ma con una nuova consapevolezza. C'era papà che piangeva, ma io gli ho sussurrato, gli ho detto: papà, non piangere, perché oggi nasce una vita nuova. Thank you.
O Dio, che hai mandato a noi la luce vera che guida tutti gli uomini alla salvezza, donaci la forza dello Spirito perché possiamo preparare davanti al Figlio tuo la via della giustizia e della pace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. La scelta di vivere la vita liturgica con i frati in realtà è proprio contestualizzata da questo evento. La nostra venuta in Trentino ha preso forma con questa convivenza, fra virgolette, no, di due comunità che si è andata strutturando così. Abbiamo detto il fatto di avere vicine due comunità, i frati, i francescani e le clarisse. Cosa c'è di più bello come testimonianza da rendere che non quella di pregare insieme? Celebrare insieme vuol dire fare un'esperienza di chiesa, in questo caso un'esperienza francescana del mistero di Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. La nostra vita è una vita fatta di cose anche molto semplici, anche ripetitive per tanti versi. Esporsi a una vita fatta della liturgia che scandisce la giornata e torna ciclicamente. Però la parola è sempre nuova. E ci trova soprattutto sempre in situazioni diverse. Come l'acqua su un ciotolo, no? Dentro un torrente che passa, è sempre un'acqua diversa, è acqua, però è sempre acqua diversa. E passa sul ciotolo, passa un giorno, passa due, passa tre, e mano a mano il ciotolo diventa sempre più liscio.
E allora, il ciottolo in sé non sta facendo niente, io a questo ci tengo molto a sottolinearlo, perché se c'è un cambiamento che io mi auguro che ci sia nella mia vita, ma non sono io che posso dirlo, è quella di un'umanità che sboccia. Questo, essere sempre più donne, sempre più umane, sempre più creature con un cuore misericordioso verso se stesse, verso le sorelle e verso tutta l'umanità. Il Signore mi ha veramente chiamato attraverso il desiderio che avevo in cuore, i desideri più profondi, prendendo sul serio il mio desiderio di famiglia. Ma Lui che cosa ha fatto? Me l'ha allargato sempre più. E io in quel periodo ero innamorata di un ragazzo e allora dicevo, ma io la mia vocazione la sto già capendo. Se con questo ragazzo la cosa va in porto, la so, perché io avevo in cuore tanto la famiglia. Ecco, e poi da questo primo episodio, a 17 anni, poi nel giro di 2 anni sono entrata, invece, perché poi le cose sono andate sorprendentemente diversamente. Come un flash, ho ripensato un po' alla mia vita passata, no? E quindi ho constatato che dico, ma guarda, il Signore non fa niente a caso, nel senso, Lui ti prende proprio dove sei, no? Dentro tanto fare, io l'ho sempre ricercato il Signore, però mi sono accorta che non riuscivo a trovarlo, proprio perché il fare, anche se facevo per Lui, però mi impediva veramente di ascoltarlo, di farmi ardere questo cuore, no? Tu sei santo, Signore solo Dio, che operi cose meravigliose. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo. Tu sei Re onnipotente, tu Padre santo, Re del cielo e della terra. Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene. Il Signore Dio vivo e vero. Tu sei amore e carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà, tu sei pazienza. Tu sei bellezza, tu sei mansuetudine. Tu sei sicurezza, tu sei quiete, tu sei gaudio e letizia, tu sei nostra speranza,
tu sei giustizia, tu sei temperanza, tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza. Tu sei tutta la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. Chiara, nella sua regola riguardo al lavoro, parla, sulla scorta di Francesco d'Assisi, di grazia di lavorare. Grazia è una parola che possiamo tradurre tranquillamente come dono. In qualche modo il lavoro non è tanto un'esperienza produttiva per Chiara, ma un'esperienza di carità. Quindi questa attenzione profonda a dare significato al tempo. Sicuramente il lavoro è qualcosa che ha a che fare con il tempo e che permette alla persona di partecipare in qualche modo all'opera creatrice di Dio e di esprimere così anche i talenti che Dio ha dato a ciascuno, no? Perché la grazia di lavorare è proprio questo, riconoscere che quello che puoi fare è un dono. Essere novizia in un monastero di clausura per me significa innanzitutto camminare col Signore, aver scoperto Gesù e conoscerlo passo dopo passo, crescendo con le mie sorelle. Crescendo verso Cristo. Sono 4 anni che sono entrata in monastero, sono entrata circa 1 anno e mezzo dopo che mio fratello è morto. Ed è stata per me immediata la risposta alla domanda cosa stai cercando, la mia risposta ovviamente derivata dalla chiamata di Cristo era di venire qui, di stare in un monastero, di stare con Lui nella preghiera e nel silenzio qui. È stata difficile come scelta,
questa di seguire Cristo in un luogo così particolare, non tanto per la scelta in sé, ma per l'ambiente. Dovevo cambiare totalmente vita, cambiare me, sono cambiata io, ma proprio tanto. Dubbi ne ho avuti molti su di me, ma mai su Gesù e su quello che stavo facendo. Non ne ho su questi, perché sono profondamente convinta che essere qui è quello che mi viene chiesto. Nel momento in cui inizia il rito, con questa presentazione, si chiama proprio così, appello, verrai chiamata per nome. L'essere rispondo. Chiamata per nome ha uno sfondo biblico, è presente quando il punto più alto della storia della salvezza è il momento in cui il Verbo si fa carne e inizia con la chiamata di Maria ad accogliere questo dono, perché altrimenti senza la sua accoglienza il dono non si realizza. Dio senza la nostra libertà e il nostro sì accetta di essere impotente. Tu essere chiamata per nome quel giorno ti inserisce dentro questa storia, perciò certo è una storia d'alleanza fra te e il Signore. Lui ti chiama Anastasia, come ha chiamato Maria, e tu con quell'eccomi davvero la tua umanità sposa la divinità, e questo permette al Signore di incarnarsi. Non so come, che effetto ti fa pensare di dire queste parole quel giorno? Beh, mi emoziona molto perché è una cosa grossissima, mi sembra una cosa enorme. Cioè, da una parte sono trepidante perché lo voglio e dico sì a quello che voglio, e dall'altra mi sento che è troppo grossa per me sta cosa. Come si fa a starci davanti a un Dio che ti sceglie, che ti dice vieni, che ti dice... ho scelto te, vieni, ti voglio. È grossa sta cosa, è grossa, starci davanti non è facile, se non pensando che è la sua parola che ti chiama, che è lui che ha scelto. È colui che ti fa il dono e la sua grandezza, che ti dà non solo il coraggio, perché questo alla fine è il minimo, ma ti dà la certezza e la consapevolezza che basta quello, che tu ti fidi, basta quello, e poi fa tutto lui. Basta stare. Sì. Le mie sorelle, essendo molto più tempo di me che sono qui, hanno appreso un modo di stare con Cristo che io ancora non possiedo. Perché ancora io possiedo i ritmi, nonostante siano passati 4 anni, ho ancora in me i ritmi, il modo di parlare, il modo di essere di una persona che vive fuori. Non ho ancora acquisito quel silenzio interiore che è necessario per una contemplazione a cui io aspirerei di arrivare. E loro con la loro presenza, con il loro modo di stare e di vivere questa vita mi insegnano molto.
proprio dentro lo scorrere dei giorni, dentro le cose quotidiane, ciascuna di noi, e dentro la vita fraterna tanto più, ciascuna di noi sperimenta i propri limiti, le proprie fatiche, poi dentro anche il cammino del silenzio che fa scendere in profondità, ciascuna incontra anche le proprie ferite, la propria storia, le cose che di sé non piacciono, tutto questo mondo un pochino, cadono veramente le maschere dentro una vita così. Io ho scelto questa vita proprio perché è caratterizzata anche proprio da questo aspetto, no, della fraternità, del vivere insieme, dell'essere sorelle. E la Madre Santa Chiara, nella regola, ma anche dentro i suoi scritti, lei ci dice sempre che la sorella è un dono di Dio. La sorella va guardata proprio come un dono che il Signore ti ha fatto, no? E allora, tenendo sempre questo davanti al cuore, davanti agli occhi, quando tra di noi accade qualcosa, perché umanamente sarebbe impossibile se non accadesse, no? Ecco, questa consapevolezza che siamo sorelle, e questa consapevolezza che il Signore è in mezzo a noi, è Lui che ci tiene uniti, fa svanire veramente ogni cosa. È stato sintetizzato il carisma di Chiara, da chi l'ha riconosciuto, dai papi, come vivere in santa unità e altissima povertà. Allora, che vuol dire? Vivi la tua risposta d'amore al Signore insieme alle sorelle. Se levi insieme alle sorelle, non vivi questa risposta al Signore in questa totalità. Le sorelle, in questo senso, sono tutto. Ma questo tutto diventa comprensibile solo alla luce della parola del Signore. Ecco perché i due amori sono uno. Come dice Gesù nel Vangelo, il comandamento di amare il prossimo, il comandamento di amare Dio è uno. Non sono divisibili. Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Thank you.
accordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'amore di Lui rende felici, la contemplazione ristora, la benignità ricolma, la soavità di Lui pervade tutta l'anima, il ricordo brilla dolce nella memoria. Al suo profumo i morti risorgono e la gloriosa visione di Lui formerà la felicità dei cittadini della Gerusalemme celeste. Il rapporto con Cristo porta ad accettare e a vivere la propria solitudine, quindi apre il mondo interiore, cioè vengono meno anche certe paure che invece forse oggi si sentono, anche spesso in parlatorio incontriamo, no? La paura di gente, della gente di sentirsi soli. Spesso è un'esperienza realissima e in questo senso forse la nostra vita diventa una parola buona, cioè c'è una solitudine buona che è possibile vivere, che è possibile varcare senza timore, no? Proprio perché è abitata. Ed è abitata da qualcuno, e questo qualcuno è un Dio amante che nel volto di Gesù si è fatto fratello, si è fatto uomo, si è fatto riconoscibile. Tieni sempre davanti agli occhi il punto di partenza. I risultati raggiunti, conservali. Ciò che fai, fallo bene. Non arrestarti. Ma anzi, con corso veloce e passo leggero, con piede sicuro, che neppure alla polvere permette di ritardarne l'andare, avanza, confidente e lieta, nella via della beatitudine che ti sei assicurata.
quello che a me sta a cuore e che vedo che a me sostiene è proprio questo, il fatto di dire una vita come questa, ma qualsiasi vita in realtà, qualsiasi rapporto si regge su una relazione e questa relazione per reggersi ha bisogno di definirsi nella categoria dell'alleanza. L'alleanza vuol dire un patto di fiducia. In questo caso ovviamente io mi sento stravantaggiata perché so che l'altro è fedele. E anzi, cioè, chi deve fare i conti con l'infedeltà è proprio il Signore. La mia infedeltà è garantita in questo senso, no? E la relazione non è mai fatta di cose secondarie, è fatta del dialogo. Allora l'analogia qui sta con la preghiera, no? La fedeltà alla preghiera sostiene questo rapporto di alleanza con il Signore. E il dono totale di Lui diventa un pungolo per me, perché io dentro le cose piccole impari a donarmi. E la relazione credo poi sia fatta di questo. Lo vedo come risvolto secondario dentro la vita fraterna. Laudato sei, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile ed umile e preziosa e casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale inallumini la notte. E tello è bello, e iocundo, e robustoso, e forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta e governa, e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Mano a mano poi che il cammino cresce, il cammino interiore cresce, c'è una comunione crescente che si sente non solo verso i fratelli, le sorelle, a cominciare dalle mie sorelle, mano a mano che si conosce il Signore e si entra in comunione con Lui, in comunione intima con Lui, il cuore si apre e tu ti senti sorella di tutte le creature, senti un rapporto con il creato che è crescente e dalle cose più piccole a un tramonto. Io certe volte mi fermo, l'altra sera ad esempio ho visto sorgere la luna ed era il momento della meditazione e io mi sono fermata lì davanti alla finestra a contemplare quella luna che sorgeva, era la luna piena,
era bellissima. E per me ho goduto nel contemplare questa luna e ho ringraziato il Signore che l'ha creata, perché Lui ogni giorno ci benedice e ci arricchisce con queste meraviglie che magari non abbiamo tempo di guardare. Magari la gente che va di corsa non le vede e invece il creato canta dalla mattina alla sera e la notte compresa, canta e loda il Signore in modo così, così bello, così silenzioso, che è bello, è importante che ci sia qualcuno che se ne accorga, che ringrazi il Signore per questo. Allora ci avviamo a compieta, invocando su di noi la benedizione di Maria. Insieme al suo divin figlio ci benedica la Vergine Maria. Amen. Amen. Buonanotte. Buonanotte. La nostra vita fraterna è senz'altro caratterizzata dalla relazione. Ma la relazione non si esaurisce, nella dimensione, per esempio, dialogica, no? Anzi, trova proprio la sua origine nella solitudine, perché il fatto di abitare presso di me, che poi è il cuore un po' della solitudine, l'esperienza della solitudine è quella di abitare da soli, no? È ciò che mi permette di attingere a un mondo interiore che è il mio per comunicarlo. E poi questo in qualche modo è anche il processo che identifica il senso del silenzio. Anche la prima esperienza che ciascuno di noi fa, la prima esperienza non è la relazione, la prima esperienza che facciamo è quella di essere rinchiusi in un ambiente buio, quindi rimando immediatamente alla notte, dove siamo soli, no? E per lungo tempo ci fa compagnia il silenzio e la solitudine, prima di venire alla luce. E questa è un'esperienza che portiamo dentro di noi, no? Ed è per questo che anche la vita fraterna, ma qualsiasi vita, mi viene da dire, ha bisogno della solitudine e ha bisogno del silenzio.
Purifica, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.